Salve, buongiorno a tutti. Oggi preparo con voi una ricetta facile e veloce di radicchio rosso. Ho fatto già i tortelli con radicchio rosso e ricotta. Questa volta è senza ricotta. Andiamo a vedere. Noce moscata, pepe, radicchio rosso, un po' di sale, 5 o 6 cucchiai di pangrattato, noce. Sbucciata così, il formaggio grana e ovviamente l'olio d'oliva. Prima di tutto andiamo a tagliare il nostro radicchio a julienne, a rondelli. È necessario che le tagliamo un po' sottile. Prendiamo un tegame, li mettiamo su. Accendiamo il fuoco e mettiamo nel tegame senza acqua, senza niente. Mettiamo tutte le due erbe al radicchio. Ecco così, come vedete nella foto. E poi mettiamo un po' di sale, un goccino d'olio, poco, non tanto. E le lasciamo, lo copriamo, lo lasciamo. È una cosa molto molto importante, e il fuoco deve essere proprio bassissimo, perché diamo tutto il tempo che ci vuole, ma vedrete che in 10 minuti si abbassa già. Mettiamo un altro tegamino con dell'acqua, mettiamo sul fuoco e mettiamo le noci. Copriamo tutto e lasciamo cuocere. Passa il tempo della cottura, li prendiamo, li mettiamo in un bowl, i nostri radicchio rosso, così si raffreddano. Se abbiamo il tempo, questo ripieno le possiamo fare la sera prima, così assorbi tutta i prodotti che mettiamo dentro, tipo il pane, il formaggio, soprattutto quell'acqua che c'è nel radicchio. Però in un'oretta, se non avete tempo, ce la fate. Io ho messo il radicchio in un bowl, prendo 2 o 3 cucchiai da mettere in un recipiente, così mi serve per macinare le noci, perché loro sono senza acqua. E mi serve il radicchio perché c'è dell'acqua, quindi gli do anche qualche cucchiaio di radicchio, così io lo voglio un po' macinato, e aggiungo anche le noci, mescolo bene, metto del formaggio e anche il pane. Il pane ne metto 5-6 cucchiai, poi vedo. Un po' di pepe, un po' di noce moscata. Io metto di più sempre perché mi piace la noce moscata, ha un profumo spettacolare. Adesso metto un po' di pepe, mescolo bene e guardo la consistenza del ripieno. Io voglio un ripieno non molle, non troppo duro. Un po' di sale e aggiungo anche un po' di pane, perché finché avrò questa consistenza qua. Adesso lo copro e lo metto a parte che si assorbe ancora di più. Vedrete che non, anche se mettete un po' di più il pane, non, perché il radicchio è tutto acqua, quindi assorbe sempre. La pasta non l'ho fatta con voi questa volta perché l'ho appena fatta con voi nelle le altre tortelli, sia di radicchio con la ricotta sia di spinaci. Ho fatto sempre 1 chilo di farina con 10 uova. Ogni 100 grammi di farina ci vuole un uovo. Adesso ho preparato il ripieno dentro una sac à poche, così facilito il lavoro, e soprattutto se lavorate da soli vi aiuta molto questa idea qua, invece di fare col cucchiaio,
piano piano qua è molto sbrigativo, infatti anche di centinaia di tortellini o di tortelli. Io ho passato prima la pasta sulla macchina così mi viene il lavoro facile, adesso lo stendo per bene. Vedete che bella la pasta perché veramente non è dura, non è molle, è una consistenza molto molto bella perché non si apre il tortello, vedete com'è dopo le tortelle come sono belli chiusi, non si aprono nella cottura, questo è importantissimo. Io l'ho dato questa forma così, a forma di un fazzoletto e poi il piego. Ho preparato un tegame con dell'acqua salata, ci ho messo un pochino di sale. Questa è molto capiente, questa tegame, ci stanno anche 40 tortelli. Adesso tutto è pronto, lo metto su. Questi sono tortelloni molto grandi, e così sbrigo anche perché il ripieno era tanto, quindi l'ho fatti belli grandi. Vedete, adesso l'ho messo su. Stronzo sei. Quando voi mettete dei tortelli dentro il tegame, vedete che sono tutti giù, Zacchi! ma cominciano a cuocere, vanno su ed è quasi cotte. Le lasciamo un altro 2 minuti o tre e li tiriamo via. Forse anche troppo, 1 minuto, 2 e basta. E lo tiriamo via. Vediamo il tempo che si vengono su, vedete? Dobbiamo essere sicuri che di sotto non c'è niente, sono tutti venuti su. E a quel punto io lo lascio sempre 1 minuto, 2 e la pasta è fresca, quindi non ha bisogno di essere troppo cotta, devono essere al dente. E qua ci ho messo un tegame con 2 noci di burro e qualche foglia di salvia. Quella salvia le lascia un sapore veramente molto buono, profumata. E le metto su. Potete anche non mettere la padella e le condite subito così col burro e il formaggio, ma a questa maniera così perché il burro è caldo e si attaccano per bene quando le date un'occhiata nella padella si condiscono subito. Così invece se mettete il burro sopra magari lo forate, lo spaccate, così è più facile. E adesso andiamo a portarle al piatto. Vedete? Belle sodi, intere, non sono spaccate, una spolveratina di formaggio e il piatto è pronto. Adesso taglio una con voi per vedete, così vedete anche la consistenza del ripieno com'è bella, guardate. Sembra un cioccolato, bellissimo, veramente. La pasta sottile è buona. E così ho finito il video, se vi piace lasciatemi un like e al prossimo video.